Dallo studio 5 di Prima Porta e nella periferia romana c'è invece il centro città del gusto, il nostro pubblico di Fuochi e Fiamme. Un saluto a voi a casa, ciao mamma. Ma il succo, il centro, il fulcro di tutto il programma è intorno al tavolo rosso, il nostro avvocato Tiziana Stefanelli. Un assolo di Michele La Ginestra. C'era un cavo scoperto in studio e c'è passata sopra la nostra blogger Valentina Scarrecchia. Oggi frisé, mi piace così, frisé, molto frisé. Abbiamo due bei concorrenti giovani e sorridenti, da Roma Ramona e da Latina Mariano. Ciao. Sapete come funziona? È un paio di novità. Le sfide sono sempre quattro. La prima è sempre veloce, non da punti, però chi la vince, oltre a scegliere il tema o il piatto di quella successiva, ha anche più tempo per fare la spesa. E quindi impegnatevi, è di manualità. Dovete chiudere i culurgiones. Va bene? Va bene. Ok, è difficile, eh? È difficile, hai mai fatto, Eia? No. No. Due minuti, anche uno mi basta, via! Mi viene, il sardo non mi viene. Un saluto a tutta la Sardegna. Mi piace fare questi saluti così, buttate lì. Non è per niente facile, io vi consiglierei di concentrarvi su uno. Una pasta stupenda, stupenda. Ho visto le signore, quando ho lavorato in passato in Sardegna, mettersi lì e farne 300, 400, tutti uguali, perfetti, con le stesse graffature, stesse piegature. Bellissime. Ti piacciono? Non l'ho mai assaggiato. Sono buoni, li chiamo di patate. Perché sì, ridi? Perché a me dovete chiudere i culurgiones, che mi fa ridere. A Roma si dice... Sai come si dice a Roma? Stringere le chiappones, è uguale, è una cosa così. Non c'è verso, eh. Io già di mio non sono tanto schietto, poi in più mi scaricano l'accento. Siete a metà gara, eh? Guarda che se lo chiudete bene glielo facciamo anche assaggiare. Crudo, sì. Mariano, questo non è sardo, sicuro. No. No. Da dove viene? Non lo so. Vabbè, ma lui è di Latina, scusa che gli frega. Proviamo. Non è facile. Qua c'è la patata bollita, formaggio, erbette aromatiche, una base molto neutra, una pasta che non ha tantissimo sapore, però mi piace perché è bella cicciotta e quindi con il ragù sopra, con quel, cioè si sta bene un po' con tutto, sia carne che pesce. 10 secondi. Ma si può fare anche dolce? No, lì ti mangi le seadas e sei a posto. No, questo è un piatto salato. 3, 2, 1, stop! Piatti sull'alzata. Vero. E no. Ehi, sul piatto mettermela, devi. Vabbè, faccio... Dai, vai. Non lo metti l'altro? Guarda che quando è stop, eh. Quando è stop dovete atterrare con il piatto lì, eh. Questo per le prossime prove ve lo dico. Quindi, quando vi dico 5 secondi... Piatto sull'alzata, se no arriva il notaio qua. Lei. Questi hanno fatto la dieta, no. Hanno fatto la dieta. Non ci piacciono le cose un po' smilza a noi. Brava, vinci la prova di manualità. Ramona sceglie. Allora. Sembra un po' triste come scelta, però si può anche ampliare. Pasta in bianco. O pasta al pesto? Pasta al pesto. A me un po' di verde, dici, ci elaboro un po'. Benissimo, la pasta al pesto è il piatto base per la prova di abilità. Bene, allora, lei ha scelto e lei entra prima. Ramona può avere 45 secondi di dispensa. Il piatto deve essere buono, non ci interessa la creatività in questo caso. Visto che si parte da una base semplice, potete cambiare il pesto, ovviamente, non deve essere per forza genovese. Vai, via dentro. Scaldati, Mariano, pensa. Allora, per non dare le solite cose, ne facciamo uno velocissimo e lo facciamo con
Mandorle pelate, circa 70 grammi, un'arancia non trattata possibilmente, un mazzetto di rucola, quella foglia larga. Puoi entrare, Mariano. 12-15 foglie di basilico, io non metto aglio all'interno, olio extravergine molto delicato. 80 grammi di parmigiano grattugiato, 80 grammi di pecorino dolce di Pienza. Vediamo un po'. Allora, Ramona prende dei conchiglioni sbollentati del pecorino. Che pecorino è? Romano. Romano, buono. Ricotta, fave sgusciate, le sbollentate. Poi invece facciamo un'altra pasta con la burrata. Stop! Che ti... No, no, ho preso. Hai preso? Capri, qua, qua più mediterraneo, più sud Italia, qua a Roma. Giù di lì, sì. Ah, Zafferano. Vi do 10 minuti, via! Allora, prime cose così me le tolgo subito. L'acqua è calda ma non è salata. Pensate ai 10 minuti e quindi la cottura della pasta, Mariano. Bravo, bravo. Perché poi avrete bisogno comunque di un minuto almeno per impiattare, quindi calcolatelo a scalare indietro. Detto questo, Ramona, che mi fai? Che fai? Allora, io faccio un lumacone fritto con all'interno una composta di ricotta, olio, sale e pepe. Una farcia, praticamente. Sì, e con un pesto di fave. Ok, quindi il pesto, che è il tema, pasta e pesto, pasta al pesto, sarà questo lumacone che è già sbollentato, quindi che fai? Lo risbollenti appena e poi lo friggi? No, non lo sbollento perché sennò mi perde di cottura. Perfetto, di frittura. Quindi questo andrà fritto, l'olio ce l'hai caldo, quando è caldo buttali subito così si raffreddano un pochino e li lavori meglio. La farcia è a freddo, quindi non c'è da cuocere niente, dentro ci saranno quindi fave, ricotta, pecorino, lo spicchio d'aglio va nel pesto? Sì. Capito? Che è crudo. Mariano. Allora, io faccio un pesto mediterraneo a base di mandorle, pomodori secchi, acciughe, capperi e un po' d'origano. Quindi anche tu tutto a freddo, tosti le mandorle. Tosto le mandorle prima di metterle nel mixer e poi servo la pasta su una crema di burrata. Ah, la frullerai anche sì, quella? Sì, quindi faccio questa nel mixer, utilizzerò soprattutto la parte interna della burrata. Quindi, allora, questa la frullerai dentro insieme a no, questo? Quella no? La frullerò a parte con... Allora, fai una cosa però, Mariano, scusami, perché io adoro questo ingrediente, passa un attimo di carta qua, così ti sposti questi sapori forti, altrimenti ti prende il sapore anche giusto. Di questo. Giusto, per tanto tempo ce l'hai, perché vedo che usate tutto abbastanza freddo, giustamente il pesto non è che vada cotto più di tanto, quindi allora... Il pesto ruvido, diciamo, è molto mediterraneo con l'aggiunta di mandorle. Esatto. Mentre nel mixer immersione frulliamo l'interno della burrata, quindi la stracciatella. Esatto. Beh, la ricetta l'abbiamo capita. Mi manca solo il filetto d'acciuga, è entrato qua, vero? Sì, il filetto d'acciuga insieme al pesto di mandorle. Allora, parliamo di altro. Che lavoro fai? Io sono impiegato presso una compagnia assicurativa, con sede a Roma, però viaggio parecchio per lavoro, per cui vado in anche giro all'estero? Un po'... No, principalmente in Italia, sì. Dov'è la regione dove che ti piace più la cucina? Sono innamorato della Sicilia. La Sicilia penso che sia una delle regioni dove si mangi meglio. E, però in Italia comunque vai, trovi una specialità, sì, una cosa che vale... A livello provinciale. Però è vero, la Sicilia anche a me, per il mio tipo di cucina adoro la Sicilia. Esatto. Nonostante in Toscana si mangi benissimo, Toscana, però, beh, insomma, in però Romagna, la Sicilia Umbria, mi piace tanto. In Piemonte sei sposato, fidanzato? No, sono single. È single, donne, se fa bene sto pesto, occhio. Fatevi avanti. Guarda che qua, cuochi e fiamme, chi viene, poi dopo... La fila. Se cucini bene, se cucini male. Vediamo allora, sì. Vediamo. Allora, salto in giuria. Pesto, il pesto. Parto da Valentina, mi sembra ovvio, insomma. Allora, tu fai quello classico sì, genovese. Io faccio sempre il classico. Basilico rigorosamente ligure, nel senso che ogni volta che ho provato a farlo da un'altra parte, comprando il basilico sul posto, mi sapeva di menta, non mi veniva buono. Pinoli, aglio, parmigiano, mi viene un pochino più delicato. Olio, sale. Metti una nocettina, cioè chi mette una noce dentro? No, ecco, okay, assolutamente perfetto. No, e poi con l'olio a filo e mano a mano decidi anche la consistenza, perché per esempio nel mortaio viene un po' più granuloso,
nel mixer, se lo vuoi fare proprio a crema, bello delicato, vai un pochino più lungo con l'olio e guarda, a me piace tanto, cioè il profumo mi piace da morire. Un trucchetto potrebbe essere quello, se voi avete dei mixer con le lame giustamente in acciaio, ma magari anche il contenitore in acciaio o il braccio del mixer, se lo mettete in freezer 10 sì, minuti infatti, prima esatto. di frullare il tutto, ossida meno il basilico. Mentre un pesto un po' più gourmet, Tiziana, o qualcosa che fai in casa che ti piace? Guarda, a me piace molto il pesto ligure e anch'io faccio questo trucchetto che hai suggerito, oppure se non l'ho fatto per tempo metto un cubetto di ghiaccio dentro al pesto. Un altro trucchetto per fare un buon pesto ligure è per esempio tostare i pinoli, però poi farli freddare molto bene. Io quello lo faccio sempre di default in tutte le preparazioni perché sono più digeribili anche. E anche tirano fuori questo olio essenziale, questo profumo, e però l'importante è farli freddare molto bene prima poi di pestarli con il pesto. Michele. Ti dirò che secondo me si potrebbe fare anche con altri ingredienti. Secondo te con radicchio e noci si potrebbe fare un... Ma crudo è un po'... Crudo è tosto, eh? Io adesso farò un pesto che è un po' amarognolo perché c'è la rucola dentro. Sta a sentire se ti piace, però è un po' addolcito dall'arancia. Adesso vediamo a che punto siamo e vado a finire la ricetta. Allora, vediamo un po' come siamo messi. Sto preparando il pesto. Ah, il pecorino ce lo metti a scaglie dentro, vero? Sì. Nella farcia. Ok. Le fave le hai scottate? Sì, appena appena, giusto per ammorbidirle, voglio che si senta. Ma non le hai ancora fritti? No, all'ultimo. L'ultimo è tra poco, eh? Quanto manca? Ma un pochino, ma non... 3 minuti circa. Però io li... cioè, friggili, tanto ti rimangono lì, no? Penso. Ah, li pani addirittura? Sì. Ah, visto, io pensavo fosse un po' più veloce, invece ne hai di preparazioni. Dai. Come siamo messi, Mariano? Allora, abbastanza bene. Allora, la salsina che hai frullato l'hai messa dentro e la stai facendo cuocere insieme alle nocciole che hai tostato e tritato insieme a filetto d'acciuga, pomodoro secco, cappero e basta. Allungata con un po' di acqua di cottura per della pasta, per amalgamare bene i sapori. Tu adesso sei praticamente in tempo perché la crema di burrata l'hai fatta e ti do un consiglio allora. Giostrati molto bene la pasta, magari un po' al dente e finita dentro con l'acqua. Così almeno c'è il tuo tempo. Sì. Mi raccomando, Ramona, devi aumentare il ritmo secondo me, vedendo i minuti e quello che hai ancora da fare. Però devi praticamente solo friggere, il resto è pronto. Sì. Ok, benissimo. Allora vado a dare la mia ricetta. È un pesto classico, cioè, si frulla tutto insieme, però prima bisogna fare questo. Allora, le mandorle pelate vanno tostate, come ha fatto Mariano, lasciate raffreddare assolutamente. E poi se volete un consiglio, dategli già una schiacciata o una tritata al coltello, in modo che il mixer, visto che è l'unica parte più grande, debba lavorare il meno tempo possibile, così non si ossida la rucola e nemmeno il basilico. La rucola serve quella foglia larga, che è molto più profumata, ha un finale amarognolo, ma un profumo molto più netto. Non prendete quella in busta sottile, altrimenti non viene. La lavate bene, l'asciugate e la mettete all'interno del mixer spezzettata. Questo rumore era l'acqua in padella, tranquilli. Ah no, era la frittura. Il basilico, anche quello sfogliato, ma mettete pure anche, se il gambo è novello, mettetelo all'interno. Il formaggio grattugiato, aggiungete una quantità d'olio X per poi iniziare a frullare e aggiungere a seconda della densità voluta. Vi dicevo, il mixer, inteso come contenitore, lo mettete nel freezer 10 minuti prima, vi aiuta a non ossidare tanto il pesto. La buccia dell'arancia io la metto alla fine grattugiata, perché se pensate di metterla nel mixer e tritarla non viene un granché bene. Darà un profumo stupendo quando si condiscono delle paste piccole a caldo fuori dal fuoco. Quindi sempre il pesto, mai in padella, ma in una bacinella e si gira la pasta all'interno. Così il pesto non si ossida. Allora, andiamo a vedere, qua si è messi molto bene, Ramona sta finendo i piatti, mancano pochissimi secondi, bene, impiattiamo, mancano 6 secondi, Stop, piatti sulla zappa, dai, bella lì, bene, dai, vi do tempo solo di finirlo, basta, piatto sull'alzata, c'è un profumo in studio stupendo, Ramona? Ci sono. Ramona? Dai, ho preparato quella anche spiegata per te. È per me, grazie. Grazie, che carina. Grazie. Wow, che profumino. Spegni l'olio, sennò ti fuma tutto. Guarda un po' cosa hanno combinato con la pasta al pesto. Finger? No, guarda, questa era quella per me che era la più piccolina. Prendi pure quella, perché non è finita. Volevi fare quella che mangia meno, ma non ci crede nessuno. Esattamente. Ha un nome? Sono i lumaconi del primo maggio.
che a Roma il primo maggio si mangia pecorino con le fave. Che bella cosa. Guarda, avevo il terrore che la pasta venisse dura, insomma gommosa, no? A friggerla così, invece è venuta morbida ed è un piatto delicato, nonostante il fritto, è veramente gradevole, mi piace tantissimo. Quindi in questo caso il pesto è di fave, fave sì, calde. Sì. Molto buono. E poi questa cosa, questo titolo che ha dato il Lumacone San Giovanni, bello, l'idea del richiamo a una festa popolare importante a Roma, insomma si mangiavano le lumache, si mangia ancora, c'è sta la festa ogni anno. È giusto l'abbinamento, è delicato, molto molto piacevole. Brava. Allora, da romana adoro questo abbinamento, ovviamente mi piace tantissimo e mi ricorda situazioni felici in famiglia, quindi molto molto bene. Tecnicamente l'hai eseguito bene, è un po' vuoto il conchiglione, almeno il mio, forse nella fretta del momento, insomma. Però c'è la croccantezza, non ha preso troppo olio, la crema di ricotta era buona, veramente brava, grazie. Faccio finire la votazione e poi ti dico una cosa, così non l'influenzo. Mariano ha fatto un pesto un po' più del sud, pomodori secchi, filetto d'acciuga, capperino, mandorla, tostata e poi una crema di burrata. Buonissimo anche questo piatto, leggermente più tradizionale, ma la burrata così come letto, diciamo, ci sta veramente bene, la pasta è al dente, cotta giusta, bravi, è un piacere fare gli assaggi. Grazie. Così. Valentina ha un contratto in cambio merci, con noi. Quindi. È giusta, è saporita, la burrata si sente. E il sapore mediterraneo di cui parlava Valentina non copre il sapore della burrata, perciò non vince nessuno, ma sto pareggio in bocca è perfetto. Tiziana. Eravamo venuti con la mia signora perché dobbiamo fare questa cosa per il matrimonio e allora stiamo assaggiando i piatti. Lei sta provando anche il vestito per capire se riesce a mangiare. È bello come vestito al matrimonio. Io ero lì che stavo zitto. Dicevo, sta andando tutto bene. Sì, anche questo è ben eseguito. La pasta è molto al dente. Il pesto è saporito, forse prevaricano un po' i pomodori, magari ne avrei messo i pomodori secchi, ne avrei messo qualcuno di meno, lo specchio di burrata a me piace tantissimo, ma io adoro la burrata, è molto buono, è fatto bene a utilizzare solo la parte interna, è venuta liscia, bella cremosa. Voti! Male. Poi Mariano, posso dirlo adesso? Non so se sono sfigato io, no, si sente, ma io ho una botta d'aglio in bocca pazzesca. No. Ah no, a me non c'era, no, proprio. L'ho preso tutto io. No, grazie. Fatene pure tre assaggi. Ho un aglio in bocca, ti pure giuro. Io. Anche tu. Mi è arrivato dopo però. L'ultimo. 12 pari. Senti? Bravi.
Erano dei bei piatti, soprattutto 12 sulla prima prova dove ci sono i punti, c'è da prendere confidenza con la cucina, è un bel punteggio. Adesso vado a farmi gli sciacqui col corruttorio e poi torniamo. Sceglierai tu perché hai vinto la prima prova, pubblicità. Bentornati in studio, amici di Cuochi e Fiamme, siamo pari. 12 pari tra Ramona e Mariano. Il tema era il pesto. Tu mi hai appestato con l'aglio, perché è stata così carina da farmi il finger food anche a me, però era buono. Io e Michele abbiamo preso un pezzettino d'aglio, forse di troppo, mentre Tina Turner e l'angelo Tiziana non l'hanno preso. Sceglie lei perché ha vinto la prova di manualità, visto che serve. Allora, io gliela farei pagare, visto che ti spiego poi perché. Bistecca, che secondo me ci vuole la griglia per farla, la brace, o quinto quarto, che è un bel... Quinto quarto. Grazie. Siete contenti? Io è il quinto quarto l'ingrediente base per la prova di creatività. Eccoli lì. Avete sia la milza sia la trippa, entrambe prelessate ovviamente, altrimenti sarebbe impossibile farle in 13 minuti. Allora, sempre per la prova del culurgiones, visto che ti perseguita, puoi entrare 15 secondi prima in dispensa. Ok. Di Mariano, via! Allora, creatività, qua si può giocare su tutto, insomma. In questo caso sono due parti che fanno parte del quinto quarto, anche le... Oddio, forse le più facili no, la trippa, la più comune, la milza un po' meno. Allora, verza, pomodori secchi sott'olio, abbiamo dei capperi, prezzemolo, limone verde. Vai Mariano! Pane a fette, basta? Hai già fatto tutto? Bene. Limone, cipolla rossa, mazzetta aromatico, zucchero di canna, olive di taggio, denocciolate sott'olio, aceto bianco... Ultimi secondi, aglio, vai, guarda. Stop! 13 minuti di tempo, Piazza deve essere anche creativo, via! Scherzo, dimmi tutto. Dovresti tritare la trippa. Oddio! Scusa, sai, sono cresciuto con quella. Come tritarla? Sì. Nonna, mamma, perdonatela. No, scherzo, va fatta creativa, quindi. Che ci fai? Dai, racconta. Allora, faccio un'insalata di trippa. Cruda? Sì. Cioè, cruda, a freddo? Sì, cruda, dentro no. Un spring roll, praticamente, faccio uno spring roll con la foglia di cavolo verza. Ok, quindi lo sbollenterai il cavolo verza. Sì, vai. Giusto per... La faccio piccolina, va bene? Sì. Ok, mi piace anche a me la trippa a freddo, fatta anche l'insalatina proprio con la cipolla rossa, l'aceto. Sei fidanzata? Sì, sono fidanzata da quasi un anno, con Giulio. Ma in studio? Sì. Giulio, e arrivo anche da te ora, Giulietto. Giulietto, due metri, alzati un attimo. Sì. Allora, non scherziamo con la nostra concorrente di oggi, va bene? No, ho il bodyguard. Giulia. Però mi sa che usa l'aglio pure a casa, eh? Sì. Lui quando si sono conosciuti diceva tutti i capelli, a forza di mangiare tutto l'aglio. Si parlano così. Un attimo. Lei esagera con l'aglio. C'è stato qualcosa, qualche episodio culinario nella storia tra te e Giulio? Cioè, magari un invito a cena, un qualcosa. Ma diciamo che essendo lui diplomato alberghiero. Ah sì? Sì. Guarda che mente sapendo di farlo. Ma sala, cucina o ricevimento? Cucina. Ah, allora ti avrà dato qualche dritta anche. Sì, diciamo che ha provato a fare il galante preparando una cena, ma. E poi. Hai fatto danni? No! Hai fatto danni? No, beh, Nicky, diciamo fai l'inviato. Faccio l'inviato. Hai fatto danni? No, assolutamente. Fa notizie false e tendenziose. Sta ammettendo tutto con questa frase. Assolutamente. Cosa ha combinato? Raccontami cosa ha combinato. Beh, ha fatto una ricetta e mi aspettavo che facesse qualcosa di suo, invece ha sfoggiato una ricetta di famiglia.
Non capisco dove sta il male di questa cosa, perdonami. Però c'è, però... Essendo cuoco mi aspettavo qualcosa di originale. Però qualcosa ha combinato di buono, perché se lei ha lasciato il fidanzato per mettersi con lui, io leggo tutto, eh. Addirittura. Vabbè, dai, non è andata così. Vabbè, di qualcosa in tua discolpa. Che c'è da dire? Si sta condannando da sola. Dai. Vabbè. E tutti dissero... Fatto. L'hai fatto? Sì. Bene, ah, ciao. Ok, allora torniamo un attimo sulla ricetta. La trippa te l'ho tagliata, cosa ci metterai dentro? Il prezzemolo? Allora la condisco con un pinzimonio di limone, prezzemolo, olio, sale e capperi e pomodori secchi senza olio, non sott'olio. Questi? Esatto. Questi però sono secchi, diciamo, da reidratare, se vuoi. Ok. Cioè, prendi la bandiera. C'è un po' d'acqua calda del Loch Ness. Calda. Grazie Simone, grazie. Vabbè, almeno la facciamo bella, dai. Ci vogliamo bene. Li lasci dentro un attimo, così tirano fuori più il profumo e poi avrai una minima parte anche tiepida all'interno, così c'è un minimo di cambio di temperature. Maria! Eccoci. Dai, raccontami un po'. Allora, patè di mista. Tu sei bellino lineare, sta lì buono buono, ma mette tutto sul fuoco preciso in tempo. C'è la cipolla che si sta stufando con, forse un po' altina, occhio, con lo zucchero, la sfumerai con l'aceto, quindi, sì, presumo. Quindi faccio una specie di confettura di cipolle. Una cipolla caramellata, grazie. Sì, sì. Eh? E... Perfetto. La milza hai usato. La milza. Visto, la ha detto faccio... Sicilia prima, è rimasto. Sì, è un po' un tutto sullo stesso filo. Quindi la milza la faccio insaporire in padella con salvia e rosmarino. Adesso ci mettiamo una grattugiata di scorza di... a crudo, magari nel. magari nel mixer. No, no, è bastato un colpo. Ho avuto un colpo di tosse improvviso. Che tempo! Mi raccomando, non ti coprire bene, perché i colpi di tosse possono essere utili. No, perché visto che è un po' a secco, no? E deve ancora finire di cuocere, già un sapore un po' fortino se ci metti il limone subito. Okay, non vorrei mai che prendesse un po' l'amarognolo. Mi diceva Tiziana prima, mi guardava. Capito? Perfetto. Perfetto, il pane lo tosse, quindi diventa una bruschetta. Diventa, sì, un crostino con sopra il patè di milza profumato al limone. Ah, frulli tutto poi dopo. Esatto, e sopra ancora la confettura di cipolle. E le olive dove vanno? Vanno nel patè. Ok, perfetto, quindi dai già una tonna amarognolo. Ma del limone metti solo la buccia o anche un po' di del succo? Del limone metto soltanto la scorza, perché utilizzando l'aceto in... Ah, giusto, ce l'hai, bravo. Sì. Bravo, ma tu mi hai detto che fai un lavoro, cioè la cucina da dove ti arriva questa passione? È una passione che ho sempre avuto, da bambino. Mia mamma cucina bene, però... Però cioè, comunque hai delle accortezze, minimo di tecnica c'è, quindi pensavo magari hai fatto dei corsi di cucina. No. Corsi di cucina no. Sfamo i miei amici a casa. E guardi? Cuochi. E guardo qualche fiamma. Bravo. Ovviamente. Allora, io vorrei aprire un bel vino che può star bene con un tipo di piatto del genere. Arrivo da voi, parliamo di quinto quarto e poi dopo che ho fatto un random vado a dare la ricetta, così spieghiamo anche meglio a casa cos'è sto quinto quarto. Qua stiamo facendo il nostro involtino. Ti turba. Dimmi. No, così vi aiuto troppo, però. Questo si toglie sempre, ok? E okay. Poi parti da qui. Certo. più non posso. Allora, dai. Pezzi diversi, che vuoi fare, Vale? Guarda, questa è la mia prova preferita da quando ho iniziato il programma. Vai, un altro taglio che io non sia mix o trippa. Sì, sul blog ho il rognone e c'è uno chef, mio amico, mi ha insegnato a farlo al gin, flambé al gin e viene veramente buono, è facilissimo, burro,
rosmarino, si salta un po' il rognone, si sfuma col gin, è veramente allora, semplice. Però, partiamo dall'inizio perché altrimenti si compra nella noce allora, di grasso. Scusami, sì, il gin, il rognone va tenuto un bel po' dentro acqua e aceto. Ok, altrimenti poi altrimenti è forte sì, di sapore. È molto forte. Poi tra l'altro io lo faccio anche stufare un pochettino nella padella e poi butto via il liquido, quindi faccio un secondo passaggio. Poi inizio il procedimento della ricetta. Ok, altrimenti se non siete troppo esperti fa di queste cattivo odore, parti d'interiora, però è veramente meraviglioso, è una ricetta che viene molto buona. Chiedete pure al vostro macellaio perché non vengono trattati tantissimo questi pezzi, però se uno li ordina magari in anticipo possono anche pretrattarveli, quindi darvelo già spurgato. Ok, Tiziana che ce la dà un po' più gourmet. Le animelle, io adoro le animelle. Allora, le animelle sono la ghiandola del timo, stanno nella parte superiore della coratella nei vitelli da latte e occorre lavarle molto bene finché l'acqua non diventa trasparente. In questo caso non aggiungo aceto perché è comunque un sapore delicato quello dell'animella. E dopodiché le faccio bollire per circa 20 minuti, non tantissimo, in un brodo di erbe aromatiche, quindi timo, salvia, rosmarino, ginepro, cipolla, buccia d'arancia, quello che ho. E, le tolgo, le spello delicatamente perché la pelle dell'animella, anche se sottile, è un po' fastidiosa, le taglio a pezzettini, poi le impano come mi viene. Per esempio una panatura che mi piace molto è quella di pan brioche tostato e le friggo. Burro? No, le friggo nell'olio sinceramente, perché io ho sempre questa cosa mediterranea, tendo ad usare poco burro. Però l'animella tende a chiamare burro proprio come cottura, però se la pani la fai croccante si può friggere un po' dove vuoi. Tu dovresti essere un esperto, no, a Roma. Dovrei essere un esperto, e questa cosa mi dispiace, faccio proprio ammenda pubblica, nel senso che è un piatto tipicamente romano. Esatto. Però a me non fa impazzire. Faccio 10 pressioni. Però no, ti giuro, io però ogni volta riprovo a assaggiarlo, ogni volta. Qual è? Perché, nessun taglio ti piace? Perché sono forti, perciò ti deve un po' abituare. Poi tante volte fai, dice, senti, la trippa come la faccio io? Comanda il sugo. Cioè, sulla trippa, alla fine, mi senti sempre molto più il sugo che la. E allora io la trippa in realtà è delicatissima. Perché non è così è grassa e calorica, non è. Però vince il sugo con cui la condisci. Allora, tante volte io un po' mi sono disamorato. Mi dispiaccio, batto il petto, che devo fare? Però sono bravissimo sui tre quarti, nel senso che se tu fai uno sguardo dei tre quarti, acchiappi molto di più, cioè... Com'è? Teatralmente. Insegnami che mi piacciono queste cose. Ma si fanno, no? Ma hai visto adesso anche i giornalisti, non ti parlano più così. Stanno sempre a fare dei tre quarti e fanno... Ci vediamo dopo la pubblicità. Pum, pum, pum. Capito? Perciò i tre quarti sono una cosa positiva. Allora, stiamo farcendo i crostini, stiamo arrotolando qua. Io che ricetta do? Ce ne avrei mille. Vorrei dare il lampredotto, ma è impossibile da fare a casa, perché ci vogliono troppi tagli e ci vogliono selezionati bene. Facciamo così. Allora, questa è la ricetta che non mangiavo assolutamente da piccolo, fino a che poi ho cambiato questo tipo di cottura. Parliamo di trippa. La trippa, le più famose sono o alla fiorentina o alla romana. La cottura è praticamente identica. Io però faccio questo. Prendo la trippa, ma prendo la parte del centopelli. Sarebbe la parte superiore, quella leggermente sfogliata, è molto più sottile. Si chiama anche mille veli. La taglio piuttosto grossolanamente, la metto in padella, è già cotta quando la comprate, la metto in padella larga, senza grassi, a fuoco altissimo e faccio buttare fuori tutta l'acqua, perché cuocendo in un brodo o comunque in un'acqua a volte acidulata rimane all'interno, quindi faccio buttare fuori tutta quest'acqua biancastra. La tiro su e la risciacquo di nuovo. La tampono e poi parto con un fondo molto abbondante di sedano corta cipolla. Per 4 persone metto 2 carote, 2 cosce di sedano e una cipolla bianca intera. Faccio stufare tutto molto dolcemente con l'extravergine, uno spicchio d'aglio in camicia che tolgo dopo un minuto e un pizzico appena di peperoncino perché mi piace il piccante. Quando è tutto bello stufato, sposto questo soffritto in una bacinella e vado di nuovo in padella con la trippa. Prima a fiamma alta, aggiungo il soffritto, sfumo con un po' di vino bianco, appena è secco, appena evapora l'alcol, abbasso la fiamma e aggiungo un pochino di polpa di pomodoro, un cucchiaio di triplo concentrato di pomodoro e circa 2 bicchieri di acqua o brodo vegetale caldi. Stempero il tutto, aggiungo 2 rametti di rosmarino, 2 foglie di salvia e una foglia d'alloro. 2 o 3 grani di pepe nero all'interno, metto il coperchio socchiuso e faccio andare piano 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 per almeno un'oretta, che si restringa tutto il sughetto e che diventa qualcosa di inumido ma non troppo pesante.
Così col parmigiano diventa la fiorentina, altrimenti, che mi piace molto anche l'altra versione, la romana con un po' di pecorino romano e delle foglie di mentuccia romana all'interno. Per chi non è troppo amante del sapore netto della trippa, che comunque è delicato, alla romana è un po' più facile. Lo assaggerò. Dovete impiattare, che ci siamo, eh? Impiattate, impiattate gli ultimi secondi. Metti sull'alzata, ci siamo? Sull'alzata, sull'alzata, sta scadendo, sta scadendo. Stop. Stop. Perché Giulio è grosso, eh? Ve lo dico. Bene, vi ho lasciato un po' soli e avete fatto un ottimo lavoro. Allora, ha un nome questo piatto? È un finger food di trippa in salsa di pomodoro secco sott'olio. Non lo so. Foglia di verza esterna sbollentata, dentro c'è l'insalata di trippa fredda con capperi e pomodori secchi. È un buon modo, è un modo differente di mangiare la trippa, che perlomeno io quando faccio un po' di dieta la mangio spesso col limone, quindi è un po' triste. È molto creativo secondo me, perché l'hai insaporita, abbellita, mi piace molto. Era creatività, quindi insomma un po' ci hanno lavorato. Sì. Sembra un piatto cinese. Sì, infatti lei, io mi aspettavo che il nome riprendesse quello che mi aveva detto prima, è un po' spring roll, più che cinese, vietnamita. Lo potremmo chiamare la trippa alla romana. È vero. Anzi, la trippa alla lamona. Alla lamona. Visto così era la parola. Anche perché è col limone, quindi alla lamona. Guarda, adesso, guarda che piattone, che bocconone. No, hai mangiato solo la verza. No. Vai. No, l'ha presa. Ora sì. Oh, sì. Ti è piaciuta? Se sei giudice, devi essere giudice fino in fondo. No, ma io sto studiando, ragazzi, sto evolvendo i miei gusti, sono bravo. Questo modo di mangiare la trippa è un modo diverso, non lo ordinerei al ristorante, però può piacere. A lei è piaciuta molto, per esempio. Anche lui meno. Eppure, ma a me non mi piace la trippa, è fatto bene, è intelligente, guarda, è molto free. Mentre Tiziana assaggia, gli dico, in Argentina sono entrato in un ristorante, pensavo alla carne, no? Al filetto, alla carne. Io sono stato in un posto e fanno tutto questo antipasto con tutte le interiora di ogni tipologia diversa, cotte in maniera diversa, ma sempre brace. Quindi la pagliata sulla brace, il rognone, la mimela, tutto però fatto su griglia, che non è facile fare l'interiore su griglia. Buono. Da mettere la testa nel muro così, buonissimo, pazzesco, con tutte le salse. E si spende poco, ogni tanto una volta al mese. Un piatto guarda, così? Solo quando andare in Argentina? No, una volta al mese. Ah, io voglio variare i vostri menù e rimaniamo sul petto di pollo, poi. Guarda, è molto buona l'idea di servire la trippa a freddo in insalata con questa citronette molto acidula al limone, molto fresca. Non mi piace altrettanto il fatto di aver abbinato questa salsina di pomodori secchi, che è un po' coprente su un gusto tutto sommato delicato di questa trippa crudo, insomma a freddo. Allora, questo va su un gusto, presumo, un po' più netto, si cambia totalmente, quindi il tema c'è perché era vario, però sono due cose completamente diverse. Questa era la milza, fatta in patè con le olive e poi sopra una cipolla caramellata, in agrodolce, diciamo. Vi devo dire, è buonissimo anche questo, delicato, saporito, la cipolla per quanto mi riguarda è cotta giustissima e non è il solito patè di fegato, no? Sempre le solite cose, quindi guarda, mi è piaciuto veramente. Grazie. Tanto, bravi, bravissimi tutti e due. Era pomodoro quello? Era pomodoro, cipolla.
cipolla? Cipolla caramellata. Ah. È molto delicato come servito, guarda, veramente si stempera il sapore forte della milza ed è piacevole anche per chi come me non, insomma, non adora questi. Bravo! Cioè, bravo, siete idea. Riusciti a farlo mangiare a Michele, questo è già qualcosa. Guarda, molto bene. Grazie mille. Magari lo serviamo come antipasto prima dell'inizio del banchetto, quando siamo là con i flut. Vestiti, sta bene. Sfina. Hai usato molto origano? No, l'origano non c'è. Che cosa c'è di? Sabbia e rosmarino. Sì, è una buona alternativa al crostino toscano di fegatini, questo crostino di milza. Si sente molto il profumo delle erbe aromatiche, la cipolla è ben caramellata, insomma un bel... Grazie. Voti, voglio i voti. Allora, quello che rimane dello spring roll di trippa fredda. Per poi passare al crostino di milza e cipolla caramellata di Mariano. È piaciuto di più per 14-12, vince Mariano, bravo! Buoni, però buoni, bei piatti, 26-24, due punti solo di differenza, punteggi altissimi ragazzi, eh? Bravi. Allora, come funziona? Non c'è più la scelta della prova di presentazione, bensì farò io, insieme al vostro aiuto, magari una base, che può essere un dolce, un salato, una crema, qualsiasi cosa che poi possa essere elaborata in maniera visiva. Quindi non pensate poi dopo a farlo buono, ma fatelo solo bello. Comunque c'è tempo, ve lo spiego dopo la pubblicità. Adesso provo il vino. Bentornati in studio, amici di Cuochi in Fiamme. Bella la sfida, belli i punteggi. Mariano conduce su di due punti su Ramona, vi siete passati avanti e indietro, 26-24 se non mi sbaglio, bravo, hai fatto. Grazie. Un bel piatto. Ora vieni di qua, perché noi faremo un piattino di quelli un po' veloci, lo strudel fatto in un altro modo, faremo uno strudel di quelli veloci, partendo tutto a crudo e utilizzando la pasta filo, quindi verrà fritto, non è una cosa che lo rende troppo pesante, anzi, spesso lo strudel quando dentro è arrotolato, la pasta dentro rimane cruda. E quindi quella rimane proprio difficile da digerire. Invece in questo modo diventa solo la parte esterna, un po' sulla via di quello che hai preparato prima. Allora, mele renetta dadini, pinoli tostati e raffreddati, visto che si parla anche un po' di quello che abbiamo detto fino ad oggi. Uvetta ammollata e asciugata. Abbondo perché mi piace l'uvetta. Aggiungo un pochino di zucchero di canna. Poco, perché dentro non mi piace che sia troppo dolce, mi piace sentire la frutta. Poi aggiungo un pizzico di cannella in polvere. Ok, e un mezzo cucchiaio, un cucchiaio a seconda di quanto sono succose le mele, di pan grattato, perché dovete contare che un po' poi in cottura tende a buttare fuori i liquidi, in modo che il pan grattato tende ad assorbirli e diventa quasi cremoso, ok? E facciamo questo composto, semplicissimo, ok? Fatto questo, prendiamo la nostra pasta filo e cominciamo a stenderla. Prima ancora di iniziare a far tutto ciò, io ho sbucciato queste mele per tagliarle a dadini, evidentemente. Le bucce le ho messe a cuocere con dell'acqua, un cucchiaio di zucchero di canna o, se preferite, anche il miele sta bene, un pezzettino di cannella, ho messo anche i torsoli, tutto all'interno, perché adesso la faremo in versione un po' veloce, che quella ha bisogno poi di raffreddarsi, però nella buccia delle mele c'è la pectina, che è quella che serve anche per addensare le confetture. Quindi se io vado a frullare il tutto con l'acqua e poi passo e ottengo un liquido leggermente... in questo caso leggermente marroncino perché c'è un po' di cannella dentro, e lo faccio raffreddare, quello comincia a diventare gelatinoso e praticamente ho una salsa magra, senza grassi, senza grassi aggiunti, c'è solo un pochino di dolcezza dello zucchero, perfetta per poter accompagnare un qualcosa che, se vado già a metterci altra crema sopra, potrebbe diventare pesante. Invece così diventa, insomma, riprende ancora più il gusto della frutta che ha all'interno grazie alla buccia, perché nella buccia c'è il sapore. Questa si è attaccata, la togliamo. Quindi, mi prendo la mia bella pasta filo, un coltellino liscio che ho qua, prendo un foglio,
così, questa la spostiamo e la metto per lungo. Fatto questo, mi taglio, lo taglio a metà, lasciatelo bello lungo, mi piace fare più giri, e poi parto e faccio questo. Allora, metto la mela qua al centro, il composto, ok? Così, e faccio, diciamo, due cucchiai per fagottino. Poi prendo una bacinella con un pochino d'acqua, oppure se volete anche con l'albume dell'uovo si può fare. Se avete tempo di farli riposare un attimo è meglio l'acqua, così si appiccica senza avere problemi di cottura. Quindi si raggruppa tutto in fondo e piego in questo modo il bordo all'interno, così e così, in modo che potendolo friggendolo non va a uscire dal mio involtino, ok? Chiudo facendo la forma rotonda e poi mi bagno queste parti qua, in modo da poter sigillare bene il tutto. E faccio questo. Lo vado a chiudere praticamente su se stesso. Fatto ciò, lo coppo, lo taglio e lo lascio riposare un attimo. Poi prendo il mixer, questo lo fate voi, aggancia pure il mixer sotto per cortesia e frullami tutto questo ambaradan nel bicchiere del mixer in plastica, così facciamo anche la salsina e facciamo vedere come viene. Vai! L'olio caldo, vediamo se è in temperatura. Ok, e partiamo con il nostro, magari fatto riposare. Miki, se vuoi vieni pure qua, se vuoi vedere. Prendo con le pinze e vado in cottura. Lo faccio bloccare subito, lui si bolla, diventa bellissimo, prende volume. Ok, frulla, 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 non aver paura. Questa è una cosa molto carina e veloce, anche uno c'è da fare per tanti, Stupendo. Basta, dammi a me, tira sul mixer. No, togli anche quello. Perfetto, andiamo su e filtriamo. Poi da qui, io l'ho fatta in maniera veloce, si fa ridurre in modo da averla più densa possibile. In modo più densa è, ovviamente più c'è concentrazione di pectina e più questo fondino diventa gelatinato, ok? Allora, appena ben dorato su tutti i lati, manca l'ultimo, diventa bollato, croccantissimo, è buono anche freddo. Lo asciugo. Così. Un po' di zucchero a velo. Così. E poi faccio con questa, ovviamente fredda, in fondo sul piatto. Adesso è liquida. Anzi, no, facciamo una cosa fatta bene. Perché se è liquida non la posso mettere così e quindi potrebbe essere da pucciare all'interno. Così faccio prima. Ok, quindi la mia salsina e sopra ci metto il mio strudel croccante di miele. Quindi quella sarà la vostra base, accomodati pure Mariano, da presentare. Quindi già quello è carino, voi potete, con tutti gli ingredienti che arrivano a sorpresa, fare un qualcosa di bello, ma avete pochissimo tempo per farlo. Quindi è lo strudel fritto il tema per la prova di presentazione. Gli ingredienti sono questi. E solo questi, cioè non potete prendere niente in dispensa, fatelo bello, scegliete bene il piatto e fatelo pulito. Vi lascio lavorare e vado direttamente via perché avete solo 2 minuti. Via! Guarda come sta di 3/4, guardalo. Sta solo di 3/4. Ma guarda, ti posso dire, lo faccio anche da quest'altra parte. Io sono veramente bravo, ma ho studiato, non è che noi a Teatro 7 facciamo anche i laboratori, capito, di teatro. Devo venire qualche volta. Sì, facciamo anche girate di scatto e sguardi veloci. Non è facile. Cioè, come facevano sulle passerelle, c'era un programma in passerella. Una magnum. Ma faceva la magnum. Questa. Bravo, bravo, non è facile.
Mi stanno a rubare la macchina, questo è il concetto. Guarda che la scuola di teatro serve. Quanto ci divertiamo. Devo venire a fare un corso, eh? Sì. Porta da mangiare però quando viene. Il teatro ha bisogno di sostentamento. Mettiamo un fornello in teatro. E tu pensi, il teatro si sosteneva grazie ai maglioni, a quelli che davano da mangiare, i mecenati, quelli che davano da mangiare gli artisti, in cambio della bagnotta veramente si rifiutava. E questa è la bellezza, uno fa dell'arte per il sostentamento. Ah, invece di pagare il biglietto, la prossima volta ti porto un piatto di bucatini, facciamo così. Ci sto, lo scambio ci sto, ci sto, ci sto. Fatti da te però. Eh? Fatti da te. Allora li voglio in prima fila però. Certo, la trippa, devo assaggiare la trippa fatta da te, quella la toscana. Sì, guarda, io non la mangiavo quando ero piccolo, era viscosa in bocca, no? Invece fatta così rimane asciutta, non dà quel senso di viscido, diciamo. Adesso mi piace in tutti i modi. Un giorno, prometto, se ci sta guardando magari, perché è un personaggio un po' particolare, si chiama Simone, anche lui, di Firenze, che è il miglior lampredottaro di Firenze, di Sanfrediano per la precisione, che fa questo lampredotto stupendo, ma insieme a lui ho fatto questa insalata di trippa e mammella, stupendo, oh, pazzesco. Mammella è pazzesco. Avete 5 secondi e poi voglio il piatto lì, ammazza che belli ragazzi. 3, 2, 1, stop, basta, piatti sull'alzata. Piatto sull'alzata. Sì. Bravi, belli, belli, bella la scelta anche dei piatti, ottimo. Il tema di oggi aiutava anche un po', perché comunque lo strudel così è molto carino. Allora. Guarda, io sono molto felice quando ci sono dei concorrenti così, perché abbiamo mangiato benissimo e questi sono due piatti, vedo anche già l'altro. Veramente fatti bene, presentati benissimo. Mi piace anche la scelta del piatto verde. Squarau! Come si chiama questo? Doveva essere una ragnatela, ma non ha retto la... Bella, bella, bella. No, non sono classificabili perché si sono copiati, sono uguali. Vedi, tutto sbraa, poi la mela messa così, è identico. Sono dati simili, però guardate la pulizia, la precisione, la scelta del piatto. Certo. No, è un bel impiattamento, diciamo un po' esagerato con questa salsa che sia un po' troppo sparsa, sì, nel piatto a caso. Allora, io questo lo preferisco perché è un pochino più ordinato e mi piaceva il piatto verde, ma la scelta del piatto così esalta tantissimo lo strudel, mi piace, è molto elegante. Questo è da ristorante. No, sì. Tu lo guardi, Mariano, ma non credi che possa fare una cosa? No, una cosa così delicata, perché vedi, sembra uno di quelli che lavora nelle cucine delle navi, capito? Sta là, dice, io con gli schiavi sotto. Ah, prendi quello, prendi quell'altro. Posso dire una cosa? Sono tornato da poco da un corso di cucina sulle navi, lo sapete, no? E in realtà non è così, anzi c'è un'organizzazione maniacale, una pulizia maniacale e ci sono una divisione dei compiti quasi proprio a livello quasi di industria sui numeri che fanno. Parlavo delle navi dei pirati. Ah, dei suoi tempi, sì. Rema! Rema! Romola! Dai! Composto, preciso, bello da vedersi, un po' troppo, togliamo un po' questo zucchero a velo sul bordo. Ma guardalo, guarda, non faccio, guarda che ti ha fatto qua, ma davvero, ma sai miracoli della natura. Ma bravo, bravo. Perché ti ha fatto? Ma no, perché non sembra, scusa, uno che Mariano, sta attento, dice come lo è sto oggi. Scusa, no? Un attimo, potresti guardare un attimo la nostra concorrente e poi fare uno sguardo intenso verso Michele? Sguardo in che senso? Come faceva lui, scusa, prima, tipo la Magnum. Ah, bravo. Grande, sei un artista. Voti ragazzi, voti. Comunque oggi bella puntata, bei piatti. I voti sono già alti, 26-24 la situazione con il vantaggio di Mariano. Io mi permetto di giocare. Il ragazzo gioca molto bene, I'm playing. 15 punti per Mariano e 11 per Ramona. Quindi Mariano vince la puntata. Bravo. Grazie. Bravo. 41-35. Allora, ti regalo una tovaglia
ci puoi apparecchiare per gli amici o avvolgerci Giulio quando ti fa arrabbiare. Tu invece, Mariano, prendi un kit pieno di padelle, attrezzi, crepiere, casseruole, tutto quello che c'è nelle nostre cucine di Cuochi e Fiamme. Sei contento? Grazie. Fammi la faccia contenta. Venite che vi presento chi vi ha votato finora. Abbiamo fatto uno strudel fritto nel finale per completare il menù di oggi. Se voi volete variare il vostro, state con noi anche domani. E se vi siete persi qualcosa, lo trovate su www.cuochefiamme.la7.it. Questo è Cuochi e Fiamme. Se vi è piaciuto, c'è anche domani. Sempre per amici? No, sono contenta che abbiamo avuto dei punti. Molto buono.